Ciao a tutti, questa sera prima di andare a dormire, contate che stiamo per partire per il mare, ho deciso di svuotare il famoso sacco dei terminati perché insomma, non mi andava di partire e lasciarli ancora qua, anche perché come sempre notate quanto sia piena, io mi riduco a accumulare, accumulare e farvi il video davvero troppo tardi, lo so. Sono terminati di giugno e luglio, non vi posso dire che sono solo di luglio, sarebbe matematicamente impossibile. Bando alle ciance, che cosa ho finito? Questa è la confezione delle Arval Half Times, conteneva sia le fialette che i doposole, che non ho finito, ovviamente le fialette le ho travasate, ma lo sapete, in un flacone con lo spruzzino che mi porto sempre al mare o in spiaggia, ma ve ne volevo parlare per l'ennesima volta, straconsigliarvele soprattutto per chi ha difficoltà nel abbronzarsi. Dopo essere state comunque un po' di volte esposte al sole, mi raccomando, ve lo dico sempre, sono senza protezione e sono un bel attirante, ma io le uso soprattutto per le gambe, perché non che abbia meno melanina, ma insomma le mie gambe diventano scure solo grazie a queste fialette, cioè non c'è niente da fare. Ho provato mille milioni di prodotti, ma le fialette della Arval non le batte nessuno. Per cui ecco, getto la confezione. Contate che comunque non le ho ancora finite, anzi. Passo a questo doposole della YNTropic, che come vedete ho addirittura anche tagliato perché non volevo sprecarne nemmeno una goccia, che mi è piaciuto tantissimo. Vi ho fatto anche delle stories in diretta dove l'abbiamo comprato insieme, è stato davvero un ottimo, ottimo prodotto. Anzi, forse non era questo, era quello in gel. Questo era più cremoso, ma buono, tanto quanto, ottimo più che buono, davvero. Ho finito finalmente queste confezioni prese sempre di solari, acquistate da Kiko l'anno scorso, ce n'era pochissimo prodotto all'interno, però insomma sono riuscita a finirli. Questa è una protezione solare 50, pesantina, pesantina. E questa invece era una protezione 15, è stata ottima. Poi l'ennesima Omnia maschera per capelli biologica, l'olio di argan per capelli lisci. Stupenda, è un prodotto che vi consiglio sempre, io lo uso quando non utilizzo il balsamo. Altro prodotto super top, questo è l'Enor Unstoppable, sono delle perline che servono per profumare il bucato, io le adoro. Alcuni di voi le bocciano, me l'hanno scritto anche sotto il precedente video che non ho capito, non mi ricordo bene o male perché, ma insomma non si sono trovate bene, io invece mi trovo da Dio, cioè veramente non le supera nessuno. Fabulosa, morbidente concentrato, questo freschezza lavanda, sì, buono, niente di che, secondo me ce n'è di migliore, devo ancora trovare il mio morbidente top per la vita. Il Quasar Vetri con ammoniaca, altro super consigliatissimo, lava le superfici ma soprattutto i vetri in maniera egregia, io ho i tavoli di cristallo, li fa diventare splendenti. Ho provato, dopo averlo comprato parecchio tempo fa, questo make-up remover era un bifasico della Sien preso da Lidl che non ricomprerò, questi sono 100 ml, mi è finito abbastanza velocemente, lo usavo per struccare solo gli occhi, però per me è troppo unto. Dopo dovevo risciacquarli sempre perché l'untuosità non andava via nemmeno dopo 10 minuti che l'avevo usato. Speravo che si assorbisse, ma a me dava fastidio, insomma, per cui no, struccava bene per carità, però questa sensazione di unto proprio intorno all'occhio mi dava davvero parecchio fastidio. Questo mascara è il Luxe, il Volume Extravagance Mascara di Avon, non mi è piaciuto per nulla. Era vecchio sicuramente, però ecco, non vi so dire un'opinione giusta secondo me perché l'ho lasciato praticamente scadere, era abbandonato nella famosa pochette che vi ho nominato mille volte con altri 15 milioni di mascara che ho comprato nel tempo e l'ho usato, ma no, per cui purtroppo ecco, io lo butto praticamente nuovo, secco, non vi so dare un'opinione reale perché non, secondo me era già vecchio, insomma non ha fatto bene il suo lavoro perché era scaduto da mo'.
Questo invece mi è piaciuto, il Red Fruits Eau de Toilette, un profumo buonissimo che usavo, lo tenevo in borsetta da rinfrescarmi ogni tanto, l'ho preso da OVS, pagato pochissimo, durava nulla, però insomma la profumazione è stata, il profumo era veramente buono, però ecco, no, non lo ricompro assolutamente, ecco. Ecco, uno dei miei amati è Hawaiian Tropic, l'After Sun, questo sera quello col gel che abbiamo, questo di sicuro, comprato insieme in una stories quando sono andata da OBS, me lo ricordo, era in combo con la protezione 30, ottima, credo di averne altre, un'altra o altre due, ne ho comprate parecchie, finite tutte purtroppo, ma se le ritrovo le compro a occhi chiusi, perché sono stati, insomma, è stato un dopo sole davvero ottimo. L'ennesima confezione delle Fria Easy, queste sono delle salviettine detergenti rinfrescanti che io tengo in borsa assieme a quelle intime, ecco, anche per pulirmi le mani quando sono in giro, al posto magari dell'igienizzante, insomma, ottime. Poi Bionsen Shower Gel rilassante con peonia, buonissimo, una profumazione fantastica, soprattutto in estate, ma i Bionsen bene o male sono prodotti che, insomma, dei bagnoschiuma che mi sono sempre piaciuti, a parte quello azzurro se non sbaglio, ma più che altro per la profumazione, più adatto secondo me all'uomo. Cien, cominciamo con la spilza di saponi per le mani, questo era il Tropical Dream, buono, ma cosa vi devo dire di più? Sono ottimi tutti, questo era in limited edition, ecco il secondo, ve l'avevo detto, che spuntava fuori, After Sun Cool Aloe Gel della Hawaiian Tropic. Poi anche questo un amatissimo, pagato neanche un euro, da Tigotà, Fresh and Clean sapone liquido al gel frutta, al melone e anguria, anche lui ve l'ho fatto vedere sicuramente negli empties precedenti, stupendo, una profumazione ottima. Ho finito il Merito, un classicone, credo che anche le vostre mamme lo usavano, almeno mi ricordo la mia quando ero piccola, addirittura la mia nonna, insomma lo usate quando stirate, ma credo che lo sapete meglio di me, ottimo, un prodotto che non manca mai a casa mia. Poi una delle tante confezioni, queste di dischetti per struccarsi o comunque anche per togliere lo smalto, insomma per mille utilizzi, preso da Primark, sono buoni, mi lamento assolutamente. Ho finito, questo era un residuo dell'anno scorso, questo olio secco d'argan di Pantene, che, cosa vi dico ancora anche per quanto riguarda questo prodotto, ve lo straconsiglio, è finito tante volte in uno dei miei pochi video preferiti, perché non lo faccio spesso, ma è stupendo, un olio fantastico, non vi dà l'effetto di unto, tiene i capelli come li mettete, ottimo, lo amo soprattutto quando faccio la coda d'estate. Un altro amatissimo, l'Elviv olio straordinario shampoo nutriente, anche qua ottimo, appunto. Se seguite tutti i miei empties sono prodotti che sapete che io ricompro all'infinito. Eau Thermale di Aven, questa era una protezione 20 in spray, anche per quanto riguarda, mamma mia, si sente che sono stanca, per quanto riguarda questo prodotto, è un residuo dell'anno scorso, davvero un ottimo solare, mi è piaciuto tanto, ma quest'anno ho comprato dell'altro, ecco, solo per questo motivo, ecco, non lo riprendo, ma è ottimo. Non mi è piaciuto assolutamente invece questo prodotto infallibile Fixing Mist, è un della L'Oreal, è uno spray per fissare il trucco, no, viva quello di Essence che vi faccio vedere sempre, uno dei tanti, perché credo di averne finiti altri due, ne ho tenuto uno campione, questo è il mio preferito, il Chicco della linea Hydra 3D, Hydra Gloss credo che si chiamino, Hydra Lip Gloss, scusatemi, il numero 11, che è il mio lip gloss preferito, anche per quanto riguarda lui, ve l'ho fatto vedere milioni di volte in tutti i miei video. Io ho comprato e mi hanno regalato anche dei nuovi colori. Questo invece mi è piaciuto parecchio, la B, struccante bifasico speciale waterproof, efficace e delicata, anche lui lo usavo sempre solo per gli occhi, un bifasico. Non mi ricordo se questa linea la tiene Limoni, aiutatemi voi, a B. Che profumeria l'ho comprato? Non me lo ricordo, comunque è stato assolutamente uno struccante per gli occhi che vi consiglio ad occhi chiusi, perché mi sono trovata molto meglio rispetto al CN. Ho quasi finito, questo ve l'ho mostrato nei primi video get ready che facevo tempo fa, è la base trucco levigante ripetiva di Bottega Verde,
lo butto perché è invecchiato purtroppo, ce n'è ancora, ce ne sarebbe ancora un bel po' all'interno, ma l'avevo lasciato, non lo so, non l'avevo più usato da tempo, ho utilizzato altre cose, purtroppo è scaduto, per cui lo butto, ma è stato ed è un ottimo prodotto, davvero, vedevo la differenza quando lo stendevo sulle rughe, soprattutto queste di espressione, eccetera, per cui ve lo consiglio. Butto, e anche lui è un amatissimo, l'I Love Extreme, sempre un mascara volumizzante di Essence, ottimo, il mio preferito in assoluto è sempre quello con il corpetto verde. E l'ultima cosa è questo 3 in 1 Shine Nail Care di Kiko, che mi è piaciuto, non vi posso dire altro perché le mie unghie per fortuna sono molto dure di loro, per cui sì, uso i rinforzanti, ma più che spendere e cercare un top coat, comunque un rinforzante che faccia la differenza, io cerco una base, cerco invece un top coat che mi vada ad asciugare velocemente lo smalto, ecco lì sì, sono molto esigente, e il top, il migliore è sicuramente quello di Dior, non lo batte nessuno, per cui sì, è stato un buon prodotto, però ecco, a me non è che abbia fatto più di tanto la differenza, perché per fortuna le mie unghie sono molto dure, proprio nel mio DNA, ecco. Basta ragazze, ho svuotato la borsa anche degli empties per quanto riguarda questi ultimi 2 mesi, e spero che questo video comunque vi abbia dato qualche spunto per provare qualche magari nuovo prodotto che non avete mai comprato. Vi mando un grande abbraccio, nel mio caso vi mando la buonanotte perché è sera inoltrata, è molto tardi, ma adesso vado a letto anch'io perché sono cotta, mi sono anche papperata molte volte. Un bacione a tutti, alla prossima!